ma io vado al cinema. Un altro di questi film sulla camorra. Era impossibile, cioè, adesso non so, non era Gomorra, non era Suburra, non lo so che cosa era. Insomma, era tipo un Sodoma 9, una cosa, ma poi è una speculazione, è una forma di per me è pornografia. Sì. Speculare. Buongiorno, ecco i tre cappucci. Buongiorno. Chi l'ha ordinato? Scusa, i cappucci. No, io sto a dieta. No, guardi, c'è un errore. Sono bolletti. Oggi pure qua. Scusa, sa. A te chi t'ha chiamato? Da quale barella che devo parlare col principale tu? Potevamo sta onda. Io dal bastigao. Bono, occhio, non te muove, Ma che cazzo vuoi da noi? Devi chiamare mio padre, dai! Chi devo chiamare? Mio padre! In radio! Che fai? Ce lo chiamo! E che fai? Non lo chiami! E dammi quel cazzo da numero! 340 85 90 85. Vabbè. Si chiama Dino, dai! Buongiorno, signor Dino! Sì, qui è Radio Caos, lei è stato selezionato per la nostra rubrica Una parola con i giovani. Sì, era di sabato, è vero, ma a sorpresa l'abbiamo fatta stamattina lunedì alle 7, così, proprio perché abbiamo selezionato lei. Salve, signor Dino! Signor Dino, che piacere! Signor Dato, lei è un grande! Grazie mille, ma indovini che sorpresa abbiamo noi oggi qui per lei? Indovini chi ci è venuto a trovare qui a Radio Caos? Quale uccellino è venuto qui oggi a dirci che noi siamo i suoi DJ preferiti? Che culo, signor Dino, vero? Un culo vero, una grande fortuna! Non me lo dico! Ettore sta qui e lei non immaginerà mai cosa ha fatto per esserci. Mai! La saluta papà, Ciao papà! Ettore, belli papà, come stai? Bene, hai visto che bella sorpresa? Una sorpresa per tutti, signor Dino. Ma suo figlio, lei non lo sente spesso, mi pare di capire. No, non ci sentiamo spesso, caro Dato. Perché, sa, quello sta sempre impegnato con lo studio. E poi, c'ha gli amici lì. E che a Termoli un piccolo centro si annoiava, non teneva stimoli. Però stia tranquillo che qui a Roma li ha trovati tutti quanti, gli stimoli. Ciao, papà. Belli papà, come stai? Ma qualcuno alla radio mi stai un programma di papà tu. Senti tesoro. Tu stai bene papà? Stai buono. Senti un po', gli esami tutti 30. Gli esami tutti 30, sì. Ettore, ma ti servono dei soldi? No, i soldi che mi mandi già. Un bel applauso al signor Dino, bravo uomo, bravo papà. Applauso. Adesso parla Ettore, che è timido. Volevo solo dirti che... Parla, Ettore. Dimmi, papà. Ah, ma non ti sento più, che succede? Senti, qui siamo con la nonna, la mamma, la zia, che stiamo preparando il tempetti a trovare con la tesi. Sì, papà, certo, la tesi è sicuramente importante, che infatti aspetto a tutti quanti il 30 maggio. No, è lo 7 maggio, Ettore. No, infatti, volevo... saluti a tutti, ciao papà! No, è dato. Se può fare, no, guardami in faccia. Io chiamo la polizia. E te credo? Devi chiamare la polizia. Mi vuole ammazzare! Avrà 20 anni, questo sta fanno 10 anni di galera. Gli sta bene, se lo merita, rischiano di ammazzarci. Se no dimmi te, che fanno? Che fanno? Non lo so. A me mi pare che ci ha chiesto aiuto a noi. Vabbè, stiamo in onda un'altra volta. 3, 2, 1. Buonasera di nuovo, dopo la rubrica Giovani e Genitori, eccovi alcune notizie sulla morte di Michael Jackson.